Saluto tutti cordialmente, sono Michele Calì, socio corrispondente dell'Accademia di Scienze di Torino e professore emerito nel Politecnico di questa città. Oggi vorrei riflettere insieme a voi su un argomento che probabilmente sarà la cifra distintiva di questo XXI secolo, le interferenze che le azioni umane stanno producendo sulla biosfera o ambiente, che dir si voglia, che è quella sottile crosta del nostro pianeta fatta di terra, acqua e aria dove vivono tutti gli esseri viventi. Ne discutiamo perché si teme che queste interferenze siano giunte a un punto tale da diventare pericolose, non solo per molti esseri viventi, non solo per la specie umana, ma addirittura per la stessa struttura delle società umane. Bene, io chiamo il complesso di questi eventi la questione ambientale, proprio perché è indispensabile e ovvio darne una risposta. Che sia reale lo attestano una quantità enorme di dati raccolti in tutto il pianeta, che provano anche che è diffusa ovunque, anche se in misura diversa e disomogenea. Ne sono convinti tanti scienziati, tecnici, cittadini da tutto il mondo e movimenti di opinione. Temono che sia un reale pericolo costoro. Ci sono quelli che sono indifferenti e altri, a dire il vero una minoranza, che non ci credono alla loro sua esistenza. E la cosa che merita una prima riflessione è che tra loro ci sono molti decisori politici, portatori di giganteschi interessi economici e geopolitici. Questo è l'argomento del quale voglio parlare. Contrariamente a quello che si pensa, la questione ambientale non è nata in questo secolo, ma ben 6 milioni di anni fa, quando sulla Terra l'evoluzione produsse il genere Homo, quello al quale apparteniamo noi. Gli individui di quel genere si diffusero in tutto il pianeta, si differenziarono in tante specie, oggi è rimasta l'unica superstite, la nostra, di Homo sapiens. Tutti avevano in comune, anche qui in misura diversa, tra le varie specie, una cosa, l'intelligenza. Spero che filosofo e esperto di queste questioni ce ne spieghi l'essenza, perché secondo me è fondamentale capire in cosa consista. Grazie all'intelligenza furono capaci di adattare la natura alle proprie esigenze. Qualcuno dice sopraffare, portando la loro civilizzazione allo stato che conosciamo oggi. La scienza moderna ci dice molto su come funziona la nostra civiltà ormai essenzialmente tecnologica, anzi ce lo dice in modo molto soddisfacente, ma ci dice anche molto poco su perché e come mai degli esseri sviluppatisi 6 milioni di anni, sono un tempo brevissimo rispetto a quelli di tutti gli altri esseri che popolano il pianeta, sviluppatasi quindi in tempi così brevi, sia stata capace di produrre delle conseguenze così gigantesche, accompagnate ormai anche da timori altrettanto grandi. Purtroppo, non c'è ancora una risposta precisa, anzi, io avverto la mancanza dell'aiuto che può venire dalle scienze umane e dalle scienze sociali per dirimere tutti i termini della questione. Finora se ne sono occupate, da quello che a me risulta, solo marginalmente. E io, siccome ho passato tutta la mia vita accademica in un ambito culturale che comprende le scienze dell'energia, vi racconterò di questi eventi da questo particolarissimo punto di vista, sottolineando
sottolineando come gli usi energetici siano concausa, ma non unica causa, di quello che sta succedendo. La parola energia, tutte le lingue ha tantissimi significati, ma qui io la uso in quello ben preciso e concreto della fisica. È una proprietà della materia, ogni corpo la scambia con altri corpi e ogni volta che c'è energia scambiata, in entrambi i corpi protagonisti di questo scambio, rimane un segno. A dire il vero lasciano segni anche gli scambi di materia. Quindi energia e materia in tutto l'universo che si spostano da una parte all'altra corrispondono a modifiche della materia. Attenzione, non dico modificano, non c'è una relazione di causa-effetto, sono due fenomeni concatenati. Allo stesso tempo, se vediamo che un corpo si modifica, ciò vuol dire che ci sono flussi di energia e materia che lo attraversano. Questo succede in natura ovunque e quindi sulla Terra, nelle onde, nelle tempeste, nei mari, nelle correnti, nei venti, in un filo d'erba che cresce, in una pietruzza che cade e anche negli esseri viventi. Per di più, negli esseri viventi però c'è un altro elemento sul quale vorrei chiamare la vostra attenzione. La vita, che è questa meravigliosa manifestazione che accompagna questi mucchietti di materia con varie sostanze tra loro composte chimicamente, è un fenomeno effimero che consente al mucchietto di materia crescere, riprodursi secondo un ben preciso programma e poi morire. Bene, la vita esiste solo se ci sono flussi di energia e materia che accompagnano quell'organismo. Se cessano e la materia, per esempio, si trova per un po' di tempo in equilibrio, ciò vuol dire che è subentrata la morte, non sarà mai più un organismo vivente quel mucchietto di sostanze chimiche. Allora, negli organismi viventi la capacità inconscia, inconsapevole che hanno di farsi attraversare da flussi di energia e materia è la condizione per la loro, per trascorrere un periodo vivi. E la velocità con cui li attraversa la materia si chiama tasso metabolico. Quindi al tasso metabolico si accompagnano evidentemente e inevitabilmente cambiamenti nell'ambiente che circonda gli organismi viventi, perché non si può vivere senza influenzare l'ambiente che li circonda. Ma non è la sola cosa, questo ovviamente vale per gli uomini, ma non è la sola cosa che li riguarda. Grazie all'intelligenza, quindi, nel corso di questi 6 milioni di anni che dicevo prima, gli uomini hanno acquistato la capacità di controllare quantità di energia aggiuntive che provenissero dal loro organismo, da risorse esterne, aria, vento, acqua, fuoco, e con queste modificarono, industriandosi in vario modo, modificare il loro ambiente per adattarlo alle loro esigenze. Addirittura la storia degli uomini si può raccontare con la storia della crescente capacità di controllare quantità di energia. E ovviamente altrettanto crescenti sono state le modifiche in ambiente, perché mentre un albero sradicato al vento è un fatto naturale, un albero abbattuto con un'ascia è un evento che accompagna questa capacità cosciente e volontaria e quindi modifica l'ambiente, e lo modifica ancora di più se si abbatte un'intera foresta pluviale,
addirittura o si esauriscono scorte di sostanze fossili accumulate in centinaia di milioni di anni all'interno nelle viscere della Terra. In questa slide che vi mostro c'è qualche cenno a questa storia. Fatto 90 il fabbisogno metabolico di un essere umano medio, sono 90 chili di petrolio equivalente l'anno, vedete che nel corso dei secoli questa capacità è cresciuta ed è diventata cresciuta enormemente, un'impennata rapidissima se si facesse un diagramma nei nostri anni, nel nostro secolo, arrivando a numeri incredibili, 1816 il valore medio per 8 miliardi di persone, l'energia media consumata in un anno, ma con differenze da un posto all'altro incredibili, da 50 a 16.000, e inoltre di ben 20 volte superiore al tasso metabolico, quello che serve per vivere. Quindi un buon tempone ha detto anche che si tratta, ogni uomo ha a disposizione 20 schiavi meccanici. Ovviamente tutte queste attività hanno prodotto conseguenze, hanno interagito con l'ambiente determinando effetti che ho riassunto in quest'altra slide. Guardate, sono quattro categorie: inquinamenti, che l'introduzione in ambiente di sostanze che naturalmente non ci sono, sono comprese la CO2, i gas che aggrediscono lo strato di ozono, e quindi le conseguenze, per esempio, in questi casi sono l'alterazione del clima, il consumo di territorio che lo sottrae agli usi naturali, le interferenze con i grandi cicli naturalmente stabiliti nel corso dei milioni di anni del carbonio, del fosforo, dell'azoto e dello zolfo, sui quali, che sono i mattoni della vita biologica. Oggi con l'agricoltura, ad esempio, con le combustioni, si mettono in circolazione in questi grandi cicli tra atmosfera, terra e acque, quantità comparabili a quelle che ci sono naturalmente. Quali possono essere gli effetti? Credo che sia difficilissimo prevedere, ma sicuramente non buoni. La biodiversità e l'eliminazione di alcune specie dalla faccia del pianeta. Anche qui, quali possono essere le conseguenze sul, per esempio, sul ciclo alimentare anche degli uomini stessi, non lo sappiamo. Ma andiamo ancora più avanti. Non ci sono solo le interferenze materiali, ci sono anche quelle che io ho chiamato immateriali e che sono altrettanto incisive, permanenti e, lasciatemi dire, in questo caso pericolose. Da quando, ad esempio, l'energia è diventata una commodity trattata nei grandi mercati finanziari, l'influenza che ha avuto sulle azioni degli uomini sull'ambiente è cresciuta in maniera smisurata. L'economista Alberto Clò, italiano, esperto di questa questione, dice che toccano il 15% del PIL mondiale. Lascio a voi fare le conclusioni. La qualità della vita la si spiega con quei due numeri che ho presentato prima: 50 kg pro capite anno nel Sahel e 16.000 nel Qatar. In mezzo ci sono tutti gli altri popoli del mondo. Se la qualità della vita, come ha dimostrato l'ONU in maniera inconfutabile, è collegata alla disponibilità di energia, abbiamo la spiegazione delle enormi tensioni che ci sono nel mondo, che sono ancora di più sottolineate e ingigantite dalla guerra. Pensate che le ultime guerre che si sono svolte dalla scoperta del petrolio in poi possono quasi tutte essere ricondotte, almeno in parte, all'appropriazione di risorse energetiche. Questa è la situazione grave e pericolosa. Non posso entrare nel merito, ma è inconfutabile che un
tasso di differenza tra i popoli del mondo come quello citato. Sono stati, su questo tema ne hanno parlato i premi Nobel del 2015 e del 2017. È intollerabile. È intollerabile contemporaneamente che ci siano conflitti il cui livello cresce, solo dal punto di vista etico, ma anche da un punto di vista pratico e di sopravvivenza della specie. Se ne occupano economisti etici sempre di più, ma di nuovo il problema è tutto da sviscerare. Qualcuno dice, per forza non l'abbiamo ancora risolto, ce ne occupiamo da troppo poco tempo. Non è così. In tutte le epoche e in tutte le culture ci sono segni, soprattutto nell'arte, nella musica, nelle arti visive e nella letteratura, segni che gli uomini si sono già resi conto di questo pericolo incombente, che nell'epoca moderna è diventato un paradosso. Cioè affermo che la questione ambientale è l'emblema addirittura di un paradosso. Mentre il progresso e sviluppo equilibrati sono indispensabili per proseguire su una strada di miglioramento continuo, se continuiamo su questa strada come stiamo facendo ora, ci potrebbero essere conseguenze e forse essenziali per la specie. Quindi, come sempre, i paradossi sono difficili da sciogliere e si risolvono solo se c'è l'impegno di studiosi e tecnici di tutti i saperi che affrontano non solo le questioni tecnologiche, scientifiche, fondamentali, ma che non sono risolutive. Ci sono anche questioni etiche e politiche, come sta succedendo nell'attuale pandemia. Ogni soluzione implica rinunce e sacrifici. Vogliamo curare la malattia e allora dobbiamo penalizzare l'economia. Vogliamo la certezza di non penalizzare l'economia, allora dobbiamo accertare la malattia. Capite che sono dei dilemmi atroci che bisogna analizzare molto bene per affrontarli. L'unica possibilità che io credo è che la possano affrontare con consapevolezza solo i cittadini, perché i tecnici e le sapienze di tutte le culture dovranno dare gli elementi di analisi e i cittadini democraticamente dovranno decidere. Solo questo darà forza a tutte le scelte fatte. Comunque chiudo con un appello. Se si crede che questo problema sia serio ed esista, corre la mobilitazione di tutte le conoscenze. Servono le scienze naturali per comprendere sempre meglio cause e effetti di tutti questi fenomeni. Servono le scienze sociali per capire come si siano evoluti nella storia e come si siano sviluppati i rapporti tra uomini e società ed eventualmente modificarli per affrontare un futuro problematico. Servono le scienze umane per sviluppare la complessità dell'animo umano, identificare limiti, principi etici e regole morali entro i quali si può e si deve muovere. Vi ringrazio.